In attesa che le disposizioni regionali e governative dicano con chiarezza quando e come anche i banchi del non alimentare potranno finalmente tornare a popolare i mercati, gli ambulanti del mercato di Castel San Giovanni hanno avanzato una proposta all'amministrazione comunale. Una delegazione guidata da Maurizio Fumi, presidente di FIVA Piacenza, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, ha incontrato l'assessore allo sviluppo economico Wendalina Cesario per sottoporre un progetto di riorganizzazione del mercato castellano. A detta degli ambulanti, a Castel San Giovanni gli spazi sono tali che non servirebbero grossi accorgimenti. Basterebbe chiudere tutti i passaggi laterali tra i banchi e lasciare solo corridoi centrali, larghi 3 metri e mezzo, in grado cioè di garantire il necessario distanziamento sociale tra gli avventori del mercato. Per accedere ai banchi, gli ambulanti propongono di lasciare solo due varchi con quattro ingressi, uno per ogni quadrante in cui è suddiviso il mercato castellano, che si sviluppa in piazza 20 Settembre e piazza Olubra. Abbiamo iniziato a fare una proposta all'amministrazione su come potrebbe ripartire. L'amministrazione giustamente ci ha risposto che sono cauti, perché non avendo ancora linee guida né dal governo né dalla regione, si inizieranno a valutare queste proposte per vedere già come si può fare, però bisognerà attendere le indicazioni del governo della regione di seguito. Stiamo aspettando notizie al più presto sulla data di riapertura, ma non vogliamo farci trovare impreparati, in modo che quando ci sarà la data noi saremo pronti a ripartire immediatamente, non dover rimandare l'apertura dei mercati perché non si è pronti con le normative per poter partire. Tra le richieste maggiormente pressanti vi è quella di non spostare i banchi dal loro posto per non creare, dicono gli ambulanti, disorientamento tra gli avventori. Ma questa è anche la criticità maggiore su cui l'amministrazione al momento frena, in quanto mancano ancora le linee guida regionali. Propongono, insomma, di rimanere nelle loro postazioni perché è ovvio, hanno i loro clienti affezionati, i loro clienti fissi e quindi tutti sanno più o meno qual è la postazione del commerciante X piuttosto che dell'altro. Proviamo a capire se ce lo consentiranno. Al momento non abbiamo delle risposte certe da poter dare. Sicuramente collaboreremo perché comunque loro, essendo gli operatori, sapendo come funziona il mercato, hanno delle proposte, hanno delle idee, si sono resi molto disponibili, molto collaborativi, quindi sarà un lavoro di concerto con le associazioni di categoria, con gli operatori del settore.